Ehi là, ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yo-Kai Watch Academy Vita da Studenti. Nello scorso video ho sconfitto il Zemeckia, che poi si è sacrificata per evitare di essere controllata da Mazera. Mazera è apparso, ci ha detto: io qua faccio il bello e cattivo tempo. Noi abbiamo detto: no, ti spariamo un razzo dentro al tuo corpo, che in realtà è un enorme buco nero il suo corpo. Però lui ha detto: eh no, io sono furbo e l'ho bloccato e lo sto rimandando verso la terra con gli interessi. Quindi noi che facciamo ora? Parliamo con Enma e vediamo che cosa dobbiamo fare. Dobbiamo entrare nel razzo. Le coordinate del mister di istruzione X sono appena state calcolate. Vi avverto però che una volta entrati non potrete uscire fino a nuovo ordine. Allora, siete pronti a fermare l'impatto? Mazera ha rubato il mister di istruzione X per rispedirlo sulla Terra. Per fermare l'impatto dobbiamo entrarci dentro e attivare l'atterraggio di emergenza. Ma cosa? Che posto incredibile! Guardate, gli interni del razzo sono tutti danneggiati! Sarà stato Mazera a ridurli in questo stato secondo voi? È molto probabile. Deve aver apportato delle modifiche adatte alle sue esigenze. Non è possibile! Ci avevamo lavorato così tanto e guardate come è ridotto! Ah, Mazera, non ti perdonerò mai per ciò che hai fatto! Bene, ci siamo. La resa dei conti con gli alieni sta per avere fine. Forza, ragazzi! È tempo di cercare il pannello di controllo del razzo. Ben detto, signor presidente. Forza, Club FNY! Cercare il pannello di controllo significa combattere tutto quello che ci si para davanti, giusto? Perché ha parlato così all'improvviso? Ma perché Tristano parla ora? Ok, wow. Quanti cattivoni che ci sono. Devo trasformarmi subito. Comamma infuriata, ma da nulla è arrivata. Perché è arrivata Comamma infuriata, mo, addirittura? Ma che succede? Levatevi. Cosa fa tu ancora qua vivo, eh? Ma ragazzi, ma... Oh, sta un po' a menà. Che è questi che menano così tanto? Ah, ok, dove lo... Ah, no, questo ci fa galleggiare, giusto. Sì, ma che diavolo succede? Che fine ha fatto la gravità? Non lo so. Nessun problema, per muoversi sarà sufficiente galleggiare? Ho capito, ma io non voglio galleggiare, voglio muovermi come una persona dotata di gambe. Sì, però non me lo distruggere davanti agli occhi, amico mio. Ah, ma qua è la strada giusta, immagino. Io voglio prendere quella sbagliata, invece. Voglio esplorare ogni singolo anfratto di questo razzo. Anche se qua ci sono i nemici. E c'era un altro là dietro pure? Niente, sprecati i punti. Ma perché spreco l'attacco così? Oi! Sì, vabbè, però. Cioè, neanche faccio l'attacco, allora va bene, no? Certo. Mamma mia. Che disastro, troppi effetti a schermo, troppi. State buoni, per favore. Ma quindi, la strada è uguale però, tutte le strade portano al posto che devo arrivare. Vabbè, ditemelo prima. Quel dispositivo, ci sarà un modo per usarlo? Immagino di sì. Io ora devo andare di qua, no? E fluttuo. Ok. Va bene. Se mi finiva la trasformazione a mezz'aria c'era da ridere. Ah, ma era tutto quanto per un razzo. Vabbè. Aspetta però, io ora devo prendere questo e buttarlo qui e poi arrivo qua, no? Eccolo. Ah, e ci fa spawnare davanti a lui? Aspetta che... Eccolo qua. Grande, grande, grande. Bene. Ma questo non mi serve ora, basta, via. Quindi bastava usare... Beh, strano comunque sia, eh. Cioè, sta parte proprio non l'ho mai capita a che serve fluttuare. Oddio, mangia, mangia! Ma basta ammenarmi!
Ragazzi, non c'è un attimo di respiro. È tutto troppo complicato. Non lo so, non ci... Oggi sto... non sto proprio in vena, eh. Oggi non ci sto proprio. Oh, allora, fatemi un attimo... Sto... Boh, oggi non è giornata. Allora... Vabbè, andiamo al pannello di controllo e vediamo che ce la fa. Ci sarà sicuramente un nemico fortissimo da sconfiggere, ma... Preso, ok, perfetto. Devo... Ah, cavoli. Avanti. Devo per forza fluttuare. Anche non voglio, ti costringe il gioco a fluttuare. Va bene. Let's go. Purtroppo non mi ricordo tutto, mi ricordo solo che è pieno di nemici e sono una noia mortale sti nemici, perché fanno danno e danno solo fastidio alla fine, non danno neanche troppi punti. Sì, il livello loro è alto, è finito. Quello è il massimo della loro espressività. Eccoli qui. Ah, meno male, si è disattivato all'ultimo. Ottimo, vai, vai. Vai. Purtroppo sono lentissimo così. Fan dei dolci, grazie che ci inciti. Mi dai un po' di Daifu con la fragola? Dai, basta. Ma come non ha preso il robo là? Il robo camera, robo cameraman, come si chiama? Preso, ora. Vabbè, quindi che bisogna fruttare pure qua. Capito. Non dico che sta parte è noiosa, però... vediamo che è meglio, va. Sta parte è molto strana, perché Yo-Kai Watch una roba del genere non l'ha fatta mai vedere. Ed è diverso, e ci sta che sia diverso, è giusto. Niente. Bene così, meglio, meglio, meglio. Siamo più forti, vuol dire. Qua praticamente mi sa che ci si arrivava, ma la strada è bloccata. E poi ne abbiamo un altro qua, ok. Prendiamo quindi il casco. Questo è giallo. La differenza sta nel colore? E basta, immagino. Chissà se si poteva andare di là. Magari si può, magari no. Oi oi. Rango attività più... Ah, ok. Sì, sto facendo un'attività particolare, perché serve. Però colpisce, dai. Bravissimo. Ma questi che stanno a fare di qua? Hanno sconfitto un po' di nemici. Bene, bravi. E ora mi trasformo, perché ci sono altri nemici da far fuori in un attimo. Subito. Così ci leviamo subito ritorno. Non ci pensiamo più. Oh. Oh, eccoci qua. Che non serve a niente. Ottimo. Aspetta però. Qui. Bene. In poche parole è stato del tutto inutile. Mi do le pacche sulle spalle da solo. Ok. Aspettate, guardate là! Terrestri, finalmente il momento del nostro incontro è giunto. Avevamo previsto che sareste venuti a infastidirci, Mocciosi. Mocciosi, pensa per te, vecchio! MG Bastiano, questa è proprio la risposta tipica di un moccioso. Forza, levatevi ritorno. Lasciateci passare, alieni. Non credo che lo farò. Ho fatto il ritorno dalle tenebre più profonde solo per affrontarvi di nuovo. Cosa? Non è possibile! E invece è proprio così. Non scorderò mai l'umiliazione della piramide terrestre. Ma che? Quindi tu sei lupo oscuro? Ma è diventato una macchina! Già, e avete visto che armatura lucente? Ma che dici, G. Bastiano? Ti sembra il momento di complimentarti con lui? Basta con queste chiacchiere inutili. È ora di combattere, terrestri! Aspettate, Rigel. Vorrei occuparmene da solo, se me lo concedete. Vuoi la tua vendetta, vedo. E sì, lotterai per conto tuo. Grazie, Rigel. Significa molto per me. Non riuscirai a vincere, lupo oscuro. Anche noi siamo migliorati, sai? G. Bastiano ha ragione. Ti sconfiggeremo, vedrai. Proprio così. Nessuno fermerà mai il contrattacco terrestre, te l'assicuro. Ho atteso a lungo questo giorno. Finalmente la mia vendetta sarà completa.
Lupo invasore. Vabbè, però proprio lì davanti è giusto. Ma come? Già è finita. Vabbè. In fondo è così che doveva andare. Aspettiamo che faccia il suo attacco. Wow. Io mangio intanto, lo scuro, scusami, è che no. Ah, salta, sa anche saltare. Eh sì, lupo scuro sa saltare in effetti. Ecco, mi arrivo, Vado pronto. Pronto a trasformarmi e a farti del grande male. Si aspetta che carico l'attacco, eccolo qua. Tutto per te. Ma l'ha girato l'attacco o sbaglio? A parte che l'ho evitato con molta maestria, ti aspettavi che stavo lì a prendermelo? E che so, scemo. Ma no, per chi mi hai preso? Buono, buono, buonissimo. In realtà non solo buono. Sta andando meglio di quanto mi aspettassi. Aia, male questa, No, io starei mangiando. Ecco, lo dico giusto per correttezza. Però spostiamoci perché sennò... Ah, bene, bene. Intanto gli meniamo comunque. Mi ritrasformo comunque, dai. Meglio sempre essere prudenti. Ora che ha fatto l'attacco siamo pronti. Ah, ma l'ha ripetuto? Ah, sei furbo allora tu, Dai, dai. Dai. Dannazione. La mia vendetta è... Avevi la tua occasione e l'hai sprecata. Sei patetico. Sì, ma anche piano con le parole, Rigel, Ah, ci stai pure tu qua. Mo arriva pure per te, non ti preoccupare. E la musica di tensione e paura, guardalo come trema. C'ha più paura da lui di affrontarci che noi. Oi! Sì, fa del male lui, Mamma mia. Rigel, no, ma perché? Perché? Ma perché ha tenuto l'input quando... Allora, io sto gioco, io lo adoro perché è proprio carino per essere yokai. È davvero carino. Però, i comandi tengono l'input anche dopo che l'hai tolto. E era ancora in movimento, dico, vabbè, per sbaglio l'ho premuto, vabbè, si tiene, no? Non si tiene. Purtroppo ragiona così questo. Però ora sì. Ora ci siamo, Mamma mia, quante botte ci prendiamo, però. Ragazzi, che succede, però? Mi sto consumando tutto il cibo. Ah, leva. Ok, grande. Andato, grande. Chi è stato a farlo fuori? Chi è mo questo? Piovra aliena. E questo non me lo ricordavo. No, questo non me lo ricordavo proprio. Che fa proprio piovra aliena? Ah, fa l'attacco così. Dove è finito? Ah, ok. Non me lo ricordavo proprio. Wow, incredibile lui. Ok. Ah, cavoli, mi ha fatto consumare tutto il cibo, quasi. Allora, mi sembra un po' più gestibile lui,
Vabbè, o basta che ci carichiamo la... Ok. Dovremmo avere un bonus quando rianimiamo un alleato, se non sbaglio. L'ho messo nelle attività scolastiche. Quindi... tanto riguadagnato. Ah, non ho messo un guerriero finale. Ho messo quello che c'aveva prima. Come un babbo. Che tonto. Ok, vai. Che tonto che sono stato. L'ho proprio dimenticato di cambiare Tidain a Matteo. Bene, 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 bene. Ottimo. Vai. Mamma mia, ragazzi, che danno che stiamo a farci. E vabbè, saltatore. Tanta roba. Poi è Z, quindi prende il potere di Dragon Ball. L'ultimo e ci siamo. Sì, se l'avessi preso magari, che si è spostato alla fine. Ecco, questo è l'ultimo. Dai, dai. Dai, è così. Ok, ho preso una moneta. Una medaglia. Oggi non è proprio giornata, Che moneta, che medaglia era? Moneta ancora. Ah, esibizione scioccante. Ah, ok. Parte sì, lui. Che potrebbe essere interessante lui, alla fin dei conti. Siamo tutti a pezzi. Ora non ci resta che trovare il pannello di controllo. Sì, ma lo faremo nel prossimo episodio, amici miei. Wow, mi ricordavo due scontri, ma non mi ricordavo il terzo con la piovra. Ce l'abbiamo fatta! Cane e piovra sono stati sconfitti! E comunque sia molto più fattibile delle battaglie contro i 5 cani, Molto più fattibile questa, nonostante sia un livello molto più alto. Stesso livello di level gap tra me e l'avversario, ma molto più facili questi. I cani erano su tutt'altro livello, molto menavano di più, facevano più attacchi dal singolo nemico. Comunque, vabbè, è andata così. Ragazzi, riuscite a sentirmi? Questa voce è Emma! C'è qualche problema per caso? Sì, la presenza di Mazzara qui sulla Terra sta crescendo a dismisura. Ah, deve stare iniziando a sentire il nostro fiato sul collo. Quindi ora che cosa possiamo fare? Tranquilli, abbiamo tenuto d'occhio la vostra posizione fin dall'inizio. A quanto pare vi state avvicinando sempre di più alla Terra. Cosa? Ma non abbiamo ancora trovato Mazzara! Aspetta, Niada, se il missile di distruzione X si sta avvicinando al nostro pianeta, non dovremmo pensare prima di evitare l'impatto con il suolo? Le tue preoccupazioni sono giuste, ma non c'è modo di aver paura. Io e Zazel abbiamo appena finito di installare alcune barriere antiurto. Grazie ad esse saremo in grado di bloccare l'impatto del razzo. Sul serio? Caspita, non sapevo che poteste fare una cosa del genere. Bene, allora direi di rientrare sulla Terra il prima possibile. Sì, sono d'accordo. Ah, non vedo l'ora. Ci dica come fare, signor Emma. Stiamo aspettando le sue istruzioni. Subito. Quando sarete pronti per il trasferimento, basta che mi facciate un fischio. Vi teletrasporterò nell'ufficio del preside. D'accordo. Oh, siamo tornati sulla Terra. Wow, non sono così più abituata alla nostra gravità. In effetti è stata un'esperienza piuttosto incredibile. Ma quindi... il missile di distruzione X non si schianterà al suolo, giusto? Ne dubito. Quello che mi chiedo io, però, è se gli alieni sapessero davvero usare quella tecnologia. Ah, è tutto troppo difficile per me. Vado a mangiare qualcosa? Non mi aspettavo niente di diverso da te, Gibastiano. Amici, ci siamo allora. L'episodio può terminare qui. Mi equipaggio tutti quanti i cibi, perché sennò... Bene, io ho finito di rivedere tutti quanti gli equipaggiamenti dei quattro personaggi attivi. E voi direte, ma perché non usi gli altri? Perché questi quattro sono i migliori che ho al momento. Sì, sicuramente sono loro quelli che andranno a conquistare Mazzara. Sì, a fermarlo, non a conquistare. Ma comunque, amici miei, per questo video è tutto. Nel prossimo andremo a fermare Mazzara effettivamente. E vedremo cosa succede, perché Mazzara ovviamente avrà due forme. Figuratevi se ne ha solo una. La piovra ne aveva due, figuratevi Mazzara.
Ad ogni modo, per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito. In descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va, e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!